decisione non è stata frutto di una riflessione di un giorno, ma era da almeno un anno e mezzo, se non due, prima del gennaio 2020, che con il mio partito avevo segnalato che non ritenevo ci fossero le condizioni affinché potessi dedicare così tanto della mia vita alla politica attiva. Visto che le cose non sono cambiate nel senso da me auspicato, ho preso questa decisione pubblicamente. L'ufficializzazione, perché pochi ci credevano che effettivamente fossi coerente fino in fondo di fatto ad annunciare ufficialmente questa decisione, l'ho fatto il 7 o l'8 gennaio del 2020. Poi vabbè, erano state preparate le liste in piena campagna elettorale, sappiamo com'è andata l'anno scorso, e l'annullamento delle elezioni caduta il 18 marzo alla sera con l'annuncio del Consiglio di Stato che si posticipava tutto di un anno. Il fatto che questa situazione vissuta dalla comunità ticinese non permette di svolgere in serenità le procedure di voto. Ricordo bene che in quel momento mi sono detto mi tocca andare avanti un altro anno, ma non è stata una notizia che ho accolto con dispiacere, l'ho accolta dicendo beh, la situazione è questa, si va avanti un anno. Coesione purtroppo non l'ho vista dal punto di vista proprio pratico del ritrovarsi. C'è stato inizialmente il doversi abituare a lavorare in forma digitale. Quest'anno abbiamo fatto veramente molte poche riunioni in presenza fisica, ovviamente. Io l'ho colto positivamente anche in questo senso di chiudere alcuni progetti che erano iniziati, e se forse la legislatura si fermava nel 2020 non avrei visto il compimento, perlomeno la partenza di un cantiere o un voto del Consiglio Comunale che poi c'è stato lungo quest'anno. Un altro elemento che ha facilitato un po' la nostra vita in generale, privandola però del sale della politica che è il contatto con la cittadinanza, è il fatto che improvvisamente ci siamo trovati con le sere libere. Calcolate che un municipale di Lugano tutte le sere è impegnato a fare rappresentanza o a incontrare la cittadinanza. Della politica è quello che mi ha sempre dato anche l'energia, l'adrenalina di andare avanti. Ovviamente quando sei abituato a questi ritmi e ti ritrovi dalle 18, soprattutto nel primo lockdown, che non c'era anche l'abitudine a fare videoconferenze, a organizzarsi comunque in forma digitale, è stato veramente trovarsi senza una parte importante della propria giornata. Questo anno sono molto soddisfatto di aver portato a conclusione con un voto del Consiglio Comunale a larghissima maggioranza il credito per l'edificazione della nuova sede del Visione Spazi Urbani al piano della stampa, ma soprattutto si è arrivati a chiudere un capitolo di politica luganese aperto da 15 anni con la necessità del Dicastero di spostarsi da via Sonvico, quindi dalla via adiacente la pista della Ressega, per permettere lo sviluppo del quartiere di Cornaredo. Se da lì non si spostava il Dicastero non poteva partire la nuova viabilità che permette di far partire tra le altre cose anche il polo sportivo, ma tutto lo sviluppo del quartiere di Cornaredo. Abbiamo fatto tutto il percorso nel corso della legislatura. Mi dispiace non aver vissuto in prima persona il voto del Consiglio Comunale che è avvenuto 2 mesi fa circa. Polo sportivo si è lavorato molto, bisogna lavorare adesso in maniera molto intensa sulla creazione del consenso e sulla capacità del municipio di poi portare a compimento questi grandi progetti. Sull'aeroporto sì, si è lavorato tanto, ma si è anche parlato tanto e forse troppo. Dichiaro di essere fedele alla Costituzione federale cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri. Malgrado mi ritengo ancora politicamente giovane, comunque 10 anni è già un bel pezzo di vita, soprattutto 35 anni, 10 anni di politica attiva in maniera così intensa ti marca. Ho capito che le cose cambiano anche spesso molto rapidamente e nella mia stessa piccola carriera politica vi sono stati dei momenti che hanno condizionato in maniera importante il futuro, ma che erano totalmente inaspettati. Le pianificazioni e carriere forse si facevano un tempo, non mi appartengono. Sono una persona che ha bisogno di dar sfogo al suo istinto ed è lo stesso istinto che mi ha fatto comprendere o mi ha fatto leggere una situazione che in questo momento non mi dava quelle condizioni affinché io potessi continuare serenamente nel PLR in un impegno che assorbe così tanto.